I ladri di Libertali. Ladro. Beh, sarà venuto sicuramente qualcun altro, qualche altro pirata avrà rubato tutto. Niente. È vuoto. Dove è finito? No. No. Continuiamo a cercare. Avranno lasciato qualcosina. Olè, qua. Cos'è? Questa roba? Un vecchio documento. 10.000 monete d'argento? 9.000 monete d'argento? 14.000. Cos'è la fattura? Manifesto di carico. Va bene. Va un altro. Un altro ladro. Delle sei ladri che danno dei ladri ad altri ladri. Come le puttane che danno delle puttane ad altre puttane, un classico. Nathan, di qua. Aspetta, sto trovando qualcosa. Mi stupisco che sia ancora intatta. Ok. Mi ha chiamato il signor Shem, però sto ancora controllando, dai. Madonna, quante note. Un altro. Altri carichi. Questo sugli scaffali. Minchia. Nada. Niente. Hanno fottuto tutto. Bastardi. Qui? Cosa cavolo è? Capitano Avery. Con la faccia divisa. Esatto. Oh, abiti raffinati. Sembra un uniforme. Eri una guardia, vero? Ottimo lavoro. Non direi. Niente. Niente, niente. È finito, Sam. Non lo vedo più. Ehi, Nathan, guarda qui. Aspetta un secondo. Non so se non rompi coglioni, ma... Vabbè. Va bene, guardiamo, se non si arrabbia. Cosa c'è? Soldi di libertà. C'è il sigillo di Avery. Deve aver fuso l'oro, coniato la sua moneta. In base a questo e ai documenti sugli scaffali, il tesoro era qui. La vera domanda è, dov'è ora? Ok, sappiamo che hanno combattuto fuori. Sì, e dentro? Pensi l'abbiano preso i coloni? No. Credo volessero recuperare ciò che era loro. Guarda. Ecco Avery, Tew, i fondatori di Libertalia, marchiati con la parola ladro. È un assassino, non tiranno. Ladro. Quando i coloni hanno fatto irruzione qui, il tesoro era sparito. Sì, perché questi tizi se l'erano già portato via. Tipico dei pirati, giusto? Già, tipico dei pirati. So dov'è. Cosa? Dove? È una mappa. Sì, proprio lì c'è il tesoro. È una mappa di Libertalia. Sì, seguila fino al lato opposto dell'isola. E guarda qui. New Devon. Ma Avery era di Devon, in Inghilterra. Sì, lo era. Cavolo, quelle ville sono davvero enormi. Ciascuna ha il proprio sigillo. Perché è lì che vivevano.
Che ne dici di salire sulla torre di vedetta? Per orientarci. Neo Devon, arriviamo. Come facciamo però? Allora, come arriviamo lassù? Bravo, bellissima domanda. Di scaffale in scaffale, probabilmente. Questa la posso usare? No, sembrava di sì. Sicuramente da qua sotto. Mi aiuti con questa? Ok. Trova alleato, dov'è? Vai lì. Ehi, trova. Vieni a dare un'occhiata. L'ho trovato, Krishna, se vai. Ok, pronto? Vai. Ok, questo è il primo passo. Il secondo. Alzare il candelabro. Buona idea. No, allora ci avevo visto giusto. Accetta il complimento. Aspetta. Ma lì non ci arrivo. Non so se devo andare lì. Oscilla fino all'altra catena. Ma non ce la faccio arrivare all'altra catena, aspetta. Troppo lontana. Cazzo di volo fa. E mo? Forse ce la faccio arrivare fin lì. Sul quadro magari. Aspetta. Ehi! Ole! Scusa, Content. Baldridge. Cosa? Metti i piedi in faccia a Baldridge. Ah, davvero? Ok, vai. Di qui? Vabbè, qui si scende di nuovo di sotto. D'accordo. Olè. A salire. No, proviamo a scendere. Ehi, ehi, ehi. Porta sfortuna. Volevo vedere se è un tesoro. Non c'era nessun tesoro. Che bello, però. Mi piacciono gli interni. Realizzerò la mia casa così. Ovviamente crederò sì. Chiederò un prestito a voi. Te l'avevo detto. Aspetta un attimo. Nathan, non piace anche a te questa torre? Certo. Che dovrei fare? Mi ha evidenziato quello. Cioè, lo potrei usare... Non so se fa usare il coso, ma me l'avrebbe segnato. Voglio fare una cosa, ma ho paura di... Anzi no! Stavo per saltare nel vuoto, che idiota. Ah, ecco, vedete? Era giusto, però dovevo avvicinarmi di più. Aspetta, ma... Forse devo scendere di più. Faccio così... Scendo e vado da questa. Forse riesco a spingermi sin là, ma non vorrei fare stronzate. Vabbè, vai. Meglio non fare cazzate. Ok. Vacca la Eva. Stupido, c'è una scala qui. C'è una scala, una finestra, ma ci si può arrampicare. Fanculo a me. Ehi, Sam. Sì? Volevo solo assicurarmi che non fossi precipitato. Siamo quasi. Beh, l'entusiasmo non gli manca. No, 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 ho sbagliato io. Mo qui che facciamo? Salire lassù. Sicuro? Ah, ecco.
Oddio, vedo una roba lì. Ah, non a casa, vabbè. Pronto. Ok. Bene. Ho trovato qualcosa. Stai indietro. E... Cioè, e se questo contiene roba? Non ci ho pensato. Cioè, aprirlo e verificare, no, eh. Nada. Wow. Bello alto, eh? Eccola. L'aprio al di là del fiume. Mamma mia. Che ne dici di rubare ai ricchi, eh? Hai segnato un appunto. Un passaggio laggiù. Una specie. Andiamo. Quanto pensi che ci vorrà per raggiungere New Devon? Beh, un paio d'ore. Dipende da chi o cosa incontreremo lungo il tragitto. Ah, merda. Krishna. Porca. Questi tizi adorano far saltare in aria le cose. Minchia. Arrivo. Dove sei? Sono qua giù. Andiamo. Porca la loca. Aia. C'è mancato poco. Qualcosa vi dice che ne hanno abbastanza di noi. Davvero? Da cosa l'hai capito? Ma giù, svelto! Non ti fermare, vai! Nathan! Nathan! Alza, dobbiamo andare! Dobbiamo andare! Subito! Pacca! Oh, oddio! No, no, Oh merda! Sono qua giù! Oh, Cristo santo! Gesù! Bambino, Gesù! Bambino! Madonna! Gesù Cristo mio! Grazie. Figli di Troia. Siamo alla follia. Corri! Aiutami ad aprire questa porta. Corri. Non fermarti. Run, bitch, run. Ok. Oh merda. Opta! Sarola. No, 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 Ehi Sam, fallo secco. Ma chi? Porco loco. E ci riproviamo. No, cioè le scene così sono da fuori di testa, veramente. Sono una figata, mamma mia. Cioè, la cosa che mi lascia perplesso è che è tutto a 60 frame rate. Cioè, non... La team di merda, ha rotto il cazzo. Ok, aspetta, aspetta. Hey, Nadine, bello rivederti. Ok, Mango, Mango. Che cazzo dici? È la mia parola di sicurezza. Sempre così spiritoso? Ai miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Peccato non essere dalla stessa parte. Aspetta, c'è ancora tempo. Fidarmi di un Drake? No, non ci casco più. Ehi, dai, perché non è... Spara le mani brutto. Vacca. Ah,
Aia, mo ce lo scontro. È stato più agitato del previsto. Penso che andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Sarebbe la scelta più saggia. Ah, 2 contro 1. Oh, dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i culi, ma noi siamo in 2. Non credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. Ah. A meno che non vi uccida io stessa. Beh. Vediamo che sai fare, puttanella di merda. Ah, bastarda. Sono stanca, Castillo. Sono stanca di tuo fratello. E sono stanca. Ah, lo sto premendo, Cristo. Dai, ma vi fate fare il culo da questa cogliona. Non possiamo parlarne. No, parlarne un cazzo, ammazzala di botte. Wow. Defenestrato un'altra volta? Cristo, bravo, bravo, massacrala con la strozza. Qui. Ci sono quasi, Sam. Nadine! Boom! Ma è un cazzo! Che un cazzo di vito! Boom! Un cazzo di pugno! No, spero che la ammazzi, eh. Sparale! Sei veloce. Lasciala perdere. Dai, dobbiamo andarcene prima che... Merda. Ehi, ehi, ehi. Cerchiamo di restare calmi, ok? Ah, molto interessante. Nate? Samuel? Abbassate le armi. Tutti quanti. Molo spara lui. No. Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo. Non è nel loro stile. Sei pronto a scommetterci la sua vita? Fallo, dai. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino. Non fare un altro passo! Vuoi dire... così? Sam, metti giù la pistola. Ti ho avvertito. Fallo! Calma. State fermi, non sparate! Mettila giù. Calma. Ok? Calma. Niente paura, Nadine. Non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Samuel. Tutto ok. Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Ehi. Calma, Rafe. Ci hai catturato. Vacci piano. Sei un uomo d'affari. Cerchiamo di... trovare un accordo. Un accordo? Oh, sì. Sentiamo cosa hai in mente. Avanti, ti ascolto. Dai, senti. Ok. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Possiamo aiutarti. E in cambio vi lascio vivi. Sì. Quello è una piccola parte. Che gran faccia tosta. Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan? Sì. È stato dentro, l'ha fatto per noi e deve dei soldi a Hector Alcazar. Il tizio che l'ha fatto evadere. Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria, in Argentina, 6 mesi fa. Cosa? Sono stato io a liberare Samuel. Cosa? Oh. Wow, che ti ha raccontato? Sam, che storia ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito al tuo povero fratellino. Stiamo perdendo tempo. Solo un attimo. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto.
Non c'è stata un'evasione. Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi 2 anni a cercare la croce di San Dism, insieme a te? No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono calzate. Oh. Sam, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no. Senti, il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te! Ehi, no, dai, Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Mi ha fatto un numero da Houdini, ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam, mi ha fatto incazzare. Ma, sai, il passato è passato. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui? Rafe. Cosa? Scegli tu come finirla. O lo farò io. Aia. Hai sentito la signora? Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. L'hai detto tu. Infili nei vicoli ciechi. Ammettilo, Ray, fai bisogno di noi. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo Sam. Ehi, stai facendo un errore. No, 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 no. Porco Bond. Oh mio Dio, Nate. Ehi, Nate. Bene, eccola qui. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Eccoci qui. Wow. Questo posto è immenso. Da dove iniziamo? Per prima cosa cerchiamo un'entrata. Poi faremo un bel giro.